saluto come sempre ai telespettatori di Pianeta Basket TV, ma il duo può anche salutare tutti coloro che ci seguono su Digitale Terrestre, sulle nuove TV che ci permettono di arrivare in 5-6 regioni del centro-sud Italia. Mo', quinto appuntamento della quinta serie di trasmissioni di Chiacchiere da Basket. Abbiamo fatto 2-5 questa settimana, quinto appuntamento della quinta serie. Ancora siamo qui a tenervi compagnia con il rotocalco settimanale di informazione sportiva di Pianeta Basket TV, dedicato, come saprete, al basket campano in particolare, ma più ad ampio raggio anche sul basket nazionale. Quinta puntata particolarmente interessante perché avremo due ospiti, uno in diretta con noi, l'altro risponderà ad alcune nostre domande e lo avremo insomma in una parte della nostra trasmissione. Svelerò tra un po' di chi si tratta, però vado a salutare in redazione, come sempre, anche Andrea Esposito. Ciao Paolo, bentornati a tutti. E vado a salutare anche Luigi Cocco, che spero insomma si stia dando da fare, perché nell'ultima settimana, insomma, come si dice a Napoli, se l'è chiamata un po' di festa, eh. Quindi questa settimana, insomma, speriamo che invece nella prossima, insomma, sia sempre molto molto attivo come è duopo e come è naturalmente sua abitudine. Andiamo a conoscere invece il nostro ospite della puntata, che lo avrete sicuramente visto sui campi di gioco di Serie A. È stato anche nazionale, insomma, era un pivot che molti temevano. Di solito marcava sempre giocatori americani, quindi per lui era abbastanza difficile giocare contro spesso delle star, però si è sempre molto ben così ha sempre svolto molto bene il suo mestiere, il suo lavoro. Adesso è allenatore in Serie B nazionale del FES Avellino. Andiamo a salutare Andrea Crosariolo. Ciao Andrea. Buonasera a tutti, grazie mille. Allora, poi avremo anche ospite, ci parlerà del momento di Scafati, la vittoria con Pistoia e del futuro, naturalmente, la squadra gialloblu che va a affrontare la non facile trasferta di Pesaro. Prossimamente avremo ai nostri microfoni anche coach Pino Sacripanti. Però Andrea, andiamo subito con la Serie A, anche perché Andrea ha giocato in Serie A, quindi magari qualche opinione ce la può dare anche lui sul momento del campionato di Serie A. Andiamo a leggere i risultati di questo terzo turno, dai Andrea. Allora, Milano torna alla vittoria nel match casalingo con Reggio Emilia, si impone 79-68 nel primo anticipo del sabato. Sassari si sblocca finalmente e in casa batte Treviso al fotofinish 80-76. Blitz esterno di Pesaro in quel di Brindisi, inguaiando il club pugliese 68-81 e poi la Real Venezia in casa alla meglio su Cremona Garibaldina 79-76. Nelle gare della domenica Brescia si impone su Napoli 80-71, ne parliamo tra poco. La Virtus Bologna espugna Trento 75-90, vittoria di carattere. E poi Scafati alla meglio in casa su Pistoia e si sblocca e coglie la prima vittoria stagionale 85-77. E poi nel posticipo Tortona, ancora sudando sette camicie, batte Varese 78-80. A punteggio pieno del Paolo rimangono soltanto Virtus Bologna, Brescia e Reyer Venezia. Poi un primo gruppetto di squadre a 4 punti dove troviamo anche Napoli. A 2 punti c'è Cremona, Pesaro, Scafati, Varese e Sassari. Ancora a 0 Pistoia, Treviso e Brindisi. Allora Andrea, queste prime 3 giornate di campionato cosa hanno detto? Ti ha impressionato in particolare qualche squadra? Ha praticamente impressionato qualche team? Magari qualche squadra che non ti aspettavi così già in forma, qualche squadra invece che giudichi ancora un po' indietro? Insomma, queste prime 3 giornate, presto per dare giudizi sommari, questo lo sappiamo e lo abbiamo ribadito già più volte. Però insomma, che campionato sarà questo di Serie A? No, penso che in questo momento Napoli stia molto in forma, l'ha dimostrato nella vittoria contro Milano. Penso che Bologna stia giocando un ottimo basket, nonostante i cambi di allenatore abbiano prima campionato con Bari, che comunque sai, è il signor allenatore, quindi non è che ci siano troppe difficoltà. Penso che comunque la lunga la favorita sia sempre Milano, farà un po' di fatica come un pochettino succede, diciamo, alle squadre di Messina che inizio anno ci mettono molto ad ingranare, però alla lunga come roster, come allenatore tutto sono comunque i favoriti. Però vedo molto bene anche Venezia, nonostante il problema che hanno avuto con Cablaco, quello lì diciamo che non è andato da loro, però la trovo un'ottima squadra.
però diciamo queste qua sono in questo momento le favorite. Assolutamente, quindi tu pensi che ci possa essere come sempre una squadra sorpresa, una squadra che possa magari meravigliare in positivo, come si dice? Beh, in questo momento Brescia sta sorprendendo, però comunque secondo me non è una sorpresa, hanno un ottimo allenatore, un ottimo gruppo, sono riusciti a comunque, nonostante alcune difficoltà dell'anno scorso, hanno dato la fiducia anche all'allenatore, lui è un grande allenatore, secondo me si vede, ha vinto anche la Coppa Italia l'anno scorso, è giusto aver dato un po' di continuità, i risultati comunque alla lunga si vedono. Assolutamente. Allora, Andrea, parliamo un po' di questa sconfitta di Napoli, la prima della stagione, arrivata proprio contro Brescia, in uno scontro tra due squadre sicuramente che si presentavano in grande forma. Non è stata una grande partita dal punto di vista tecnico, con parecchi errori. Alla fine l'ha spuntata Brescia con un ultimo quarto, sicuramente nel quale è riuscita ad andare avanti, poi non più rimontata da Napoli, che ha avuto tra l'altro anche l'occasione a 1 minuto e 48 secondi dalla fine di rientrare in partita, non c'è riuscita, però poi alla fine, insomma, Brescia ha portato a casa 2 punti molto importanti che le consentono di rimanere a punteggio pieno nel gruppo delle primissime. Per Napoli qualche rammarico, probabilmente non si è ripetuta la prova importante con quella con Milano, però insomma, grosso modo, insomma, ci può stare anche questa sconfitta a Brescia. C'è un po' di rammarico perché probabilmente forse da qualche giocatore si attendeva qualcosa in più. Ci fai un po' la disamina di quello che è successo? Beh, Paolo, diciamo che Brescia ha imposto il proprio ritmo fatto di un gioco che va un po' a cozzare con quello di Napoli. Napoli è una squadra molto perimetrale, Brescia è una squadra molto più fisica che si appoggia molto ad un pivot che è Miro Bilan, che sia in fase di realizzazione che in fase di supporto ai compagni è da sempre, da quando Calque partì di Serie A, anche nella parentesi sassarese, un giocatore molto importante e molto accentratore. Napoli è stata brava a limitare le bocche da fuoco perimetrali di Brescia, soprattutto Criston e Della Valle, tenuti davvero sotto ritmo, però poi ovviamente Milan è riuscito ad imporre il proprio gioco, ripeto, sia da un punto di vista realizzativo, top scorer, ma anche come servitore di assist verso i compagni che puntualmente dal lato debole avevano via libera verso il canestro. Napoli, come dicevi tu, ha avuto l'opportunità, con qualche raddoppio ben riuscito, pochi oggettivamente, di rientrare in partita negli ultimissimi minuti, però quello che Napoli deve riuscire a cogliere da questa seppur sconfitta è il grande equilibrio che ha regnato per tutti i 40 minuti. Parecchio decisivo, come dicevi tu, è inizio quarto quarto, dove Napoli per 4 minuti e più non trova la via del canestro. Brescia si mette a posto e in una gara molto equilibrata, avere 7-8 punti di vantaggio, come ci può confermare anche il coach, è molto importante. Assolutamente, Napoli non ha ripetuto le performance al tiro avute con Milano, ha perso 14 palloni, Zubicic e Pallen non erano in grande serata, così come Ennis, ci può stare, insomma, Napoli aveva molto ben giocato le prime due partite, ha giocato meno bene questa terza, ora naturalmente è attesa dall'impegno casalingo di domenica prossima alle 17:30 contro Brindisi, un'altra partita molto molto importante. Andrea, hai visto Napoli? Hai avuto occasione di poter vedere Napoli? Sai qualcosa di Napoli? Puoi darci un giudizio, insomma, sulla squadra partenopea? Guarda, onestamente ho visto poco perché col fatto che abbiamo avuto tutte queste partite ravvicinate, ho avuto poco tempo per guardare anche la Serie A. Mi sembra comunque una squadra abbastanza atletica, ben allenata, con un gioco ben organizzato. Anche loro hanno deciso di avere un progetto a lungo termine con questo allenatore, di dargli fiducia, di far sì che possa esprimere il suo gioco e è riuscito a dimostrarlo già in breve termine. Assolutamente. Allora, Andrea, parliamo un po' del prossimo impegno di Napoli. Arriva Brindisi, che è una squadra in questo momento in difficoltà di classifica e direi anche in difficoltà per quanto riguarda l'organico, perché ha due giocatori in questo momento infortunati, che sono Snead, ormai già lungo decente, e poi si è aggiunto 10 giorni, o meglio, una settimana circa fa, anche l'infortunio di Senglin nella partita giocata nel precedente turno. Quindi Brindisi a 0 punti, sorprendentemente, viene da prestazioni sicuramente non all'altezza, almeno delle potenzialità del team pugliese, allenato da Corbani. Come possiamo inquadrare questa partita? La possiamo presentare? Dai.
Sì, Paolo, sicuramente Brindisi è una squadra tra i team più in difficoltà in questo avvio di stagione. Gli infortuni non hanno dato una mano. L'arrivo anche di qualche giocatore un po' in là con gli anni, un po' diciamo farraginoso nella messa a punto di una forma fisica ottimale, ha fatto un po' il resto. Le partite in cui giocare da Brindisi oggettivamente non sono delle partite ottimali, giocate sul livello che questa squadra può e deve dimostrare. L'impegno in Coppa con questa settimana, con A Saragozza. l'impegno con Saragozza, ingolfa un po' il calendario, così come tutte le squadre che saranno impegnate nelle competizioni europee. Ricordiamo anche il doppio impegno in Eurolega. Detto questo, Napoli ha un match importante da giocare tra le mura amiche. Ricordiamo il palazzetto nella gara un po' inflazionata contro Milano. Milano dove va in tutta Italia riempie palazzetti altrui, però il Palabarbuto è una chiave importante per la stagione di Napoli e Napoli anche nella fi parte finale della scorsa stagione tra le mura amiche ha giocato signor prestazioni. Detto questo, le bocche da fuoco di Brindisi, soprattutto Jamel Morris sul perimetro e quel già Juan Johnson che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione e nelle scorse parentesi in Europa, in Italia, è un giocatore che può fare la differenza sulla carta, però sin qui oggettivamente è stato anche a tratti, Paolo, passami questa forzatura, mal servito dai compagni. Non hanno cavalcato le caratteristiche fisiche di un centro che possiamo dire essere un giocatore che, nonostante l'età avanzata, può ancora dire la sua in NBA. Assolutamente, quindi se si dovesse presentare con questa doppia assenza, quella di Sneed e quella anche di Senglin, indubbiamente faciliterebbe il lavoro di Napoli, che avrebbe sicuramente un bel vantaggio, anche se Kiesling, che ha sostituito in questo frangente, sta sostituendo Sneed, sta giocando un buon basket. Detto questo, nello scorso weekend c'è stato anche un piccolo giallo per quanto riguarda Brindisi con qualche avvisaglia per coach Fabio Corbani. Corbani di qualche rumors che vedeva Walter De Raffaele un po' aleggiare sulla panchina pugliese. Ad oggi non ci risultano accelerazioni anche in virtù dell'impegno Doppio impegno. infrasettimanale di Brindisi, però c'è questa situazione da tenere in considerazione. Assolutamente, quindi Brindisi giocherà prima con Saragozza e poi viene a Napoli, due partite importanti, sicuramente far bene in Eurocup e far bene, tornare a far bene in campionato, sbloccare quello zero sarebbe fondamentale per l'ambiente brindisino. Vedremo anche che Brindisi avremo sul parquet con queste più che probabili assenze e vedremo anche le carte che si giocherà a Corbani in una partita che diventa fondamentale per l'avvio di campionato di Brindisi, che non è stato dei migliori. Quindi vedremo che cosa succede. Vogliamo accennare brevemente anche a Scafati. Scafati ha sbloccato lo zero in classifica, ha vinto con Pistoia, con questo eterno giovincello, il 41, il quasi 41enne Devin Logan con 29 punti. Ha fatto un partitone veramente e è stato soprattutto di grande sprone per i compagni. Mi fa molto piacere questa vittoria di Scafati, che sicuramente rasserena l'ambiente, ne parleremo poi tra qualche minuto anche con Coach Sacripanti. Cosa possiamo dire di questa partita, Andrea? Beh, Paolo, oltre Logan si è rivisto il Kruitz Pinkins dell'anno scorso, un Kruitz Pinkins formato MVP, una doppia doppia davvero importante, 10 rimbalzi e 20 punti tondi tondi per un giocatore che per gli equilibri, soprattutto offensivi, di Scafati è un giocatore insostituibile, molto molto importante. Detto questo, si è visto un Gentile molto concentrato, soprattutto in difesa su Varnado, principale bocca da fuoco di Pistoia. Pistoia paga un po' diciamo, lo scotto dell'approdo in Serie A, una squadra che comunque si è data fare, però oggettivamente ad oggi sembra pagare dazio in diverse situazioni di gioco. Per Scafati questi sono due punti d'oro, soprattutto dal punto di vista mentale, sì, secondo me sono molto molto importanti. Sì, Pistoia con il rientro di Varnado è sicuramente più quadrata e l'ho vista molto meglio rispetto alle prestazioni precedenti, dove praticamente Moore aveva fatto un po' pentole e coperchi per i biancorossi. Adesso, avendo una doppia alternativa in attacco con Varnado, che dà anche fiducia ai compagni, Pistoia mi sembra un tantino migliorata. È sicuramente una squadra che deve pagare dazio per l'approccio in Serie A, però mi sembra un team che può dar fastidio. Andrea, le neopromosse in Serie A, lo scalino dalla 2 alla Serie A è sempre molto difficile da poter digerire. Andrea Crosariolo, a te.
Sì, è molto difficile, soprattutto perché comunque la differenza di impatto fisico e anche un pochettino a livello di gioco si nota. Se si tiene un attimino comunque il core di italiani e si cambiano anche pochi americani, l'impatto è veramente difficile da superare. Pistoia ha mantenuto la maggior parte del gruppo italiani, ha tenuto comunque Varnado che ci sta fisicamente anche da uno, però è difficile, indubbiamente. Da giocatore, come ti spieghi questa eterna giovinezza di David Logan, che è un campione, credo, anche al di fuori del parquet, come disciplina personale, come tenuta fisica, insomma, è un giocatore che può essere di esempio sicuramente alle future generazioni, no? A 41 anni, 29 punti in Serie A, insomma, mi sembra veramente un bel biglietto da visita. Sicuro penso che sia un esempio anche quello come si comporta al di fuori del campo, no? Per arrivare a mantenere certi livelli a 40-41 anni, di prenderti davvero cura del tuo corpo in maniera maniacale, nel modo in cui mangi, il modo in cui riposi, tutto quello che molti giovani di adesso fanno fatica a capire, no? Mentre cioè, ci sono giocatori come lui che avendo il doppio degli anni di molti giocatori si prendono cura del loro corpo, si allenano comunque in maniera giusta. Credo che la parte extra basket sia poco parlata, ma sia una parte, non dico il 50% della qualità di un giocatore, ma quasi tra dieta, riposo e gestione mentale e fisica, conta quasi tanto quanto un allenamento. Bene, allora adesso diamo la parola a Coach Sacripanti. Sì, la partita di ieri è stata una partita importante per noi, aver conquistato questi 2 punti contro Pistoia. Penso sia stata approcciata con modo giusto dai giocatori, abbiamo cercato tatticamente di non farli mai correre nei primi 20 minuti, abbiamo raddoppiato forte sui pick and roll per non far uscire la palla e cercare di limitare Willis e Moore. Certo, Varnado è stato veramente un fattore molto importante, però la squadra è riuscita poi, anche cambiando un po' di marcatura, a limitarlo il più possibile. Penso proprio che noi abbiamo dato un segnale che il lavoro sta procedendo e stiamo cercando piano piano, passo dopo passo, di trovare una nostra identità e ieri credo ce ne sia stata tanta. Beh, sai, indiscutibilmente Logan e Pinkins rappresentano la nostra continuità dello scorso anno, quindi 2 giocatori molto importanti da quintetto base che per motivi diversi sono entrati in condizione forse un pochino in ritardo. David perché ha iniziato la preparazione solamente una settimana, 10 giorni prima della prima gara, mentre invece Pinkins, anche lui, ha fatto una bella rieducazione per mettere a posto qualsiasi tipo di infortunio e quindi si è allenato molto da solo e poi con la squadra. Hanno dato un segnale importante, hanno fatto vedere che ci sono, che vogliono dare un apporto concreto a tutto il gruppo e sono stati determinanti per la partita, senza nulla togliere a tutti gli altri che sin dall'inizio della palla 2 hanno avuto un'attitudine difensiva e di così, attenzione particolare abbastanza importante presenti. Beh, i prossimi impegni sono impegni chiaramente, visto questo campionato, impegni molto importanti. Andiamo a giocare a Pesaro in un campo dove c'è tantissima passione, a me anche particolarmente amico perché ho allenato 2 anni in terra pesarese. Una squadra con un nuovo allenatore, un nuovo vice allenatore, una squadra che ha vinto, ha sbancato Brindisi, fatta di tanti esterni con grande rapidità, con grande riescono ad aprire il campo. Per noi deve essere un banco di prova per poter provare a portare a casa i 2 punti e poi aspettare Cremona poi in casa nostra per la prossima partita. Abbiamo una settimana di lavoro, dobbiamo riuscire a fare un ulteriore passo sotto un punto di vista proprio strutturale della squadra, di chimica, di resistenza, di attenzione ai particolari, che abbiamo migliorato molto in difesa e adesso dobbiamo farlo anche un po' in attacco, limitando le palle perse.
vi ringrazio per la vostra disponibilità, è sempre un piacere di parlare di pallacanestro, ci conosciamo da tanti anni qui in Campania, credo che trasmissioni come queste possano sempre far bene al basket, bene alla Campania e speriamo che portino bene anche a Scafati. Un grande saluto a tutti quanti, alla prossima, ciao! Andrea, allora riprendiamo dopo la parentesi di Coach Sacripanti col prossimo turno. Ne parliamo brevemente con Andrea Grossarello, poi passiamo alla binazionale, parliamo approfonditamente con lui anche della Delfessa Avellino. Dai Andrea, leggiamo il prossimo turno in Serie A, la quarta giornata della stagione regolare del massimo campionato del basket maschile. Paolo, quarta giornata che si apre con lo scontro tra Cremona e Reggio Emilia, prosegue con Varese Trento, Treviso Reyer Venezia, Napoli Brindisi, Tortona Milano, big match di giornata, Pesaro Scafati, Pistoia Brescia e in posticipo Virtus Bologna, Banco di Sardegna Sassari. Andrea, quale di queste partite andresti magari a guardare, oltre naturalmente quelle di Milano e di Bologna che sono sempre interessanti per la valenza di questi due team che sono molto lunghi? A proposito, volevo anche farti un'altra domanda. L'Eurega, questo doppio impegno, tu che sei stato giocatore anche a alti livelli, le coppe tolgono energie fisiche e mentali alle squadre, il doppio impegno in settimana può essere un handicap anche per squadre attrezzate come Milano e Bologna? Sì, decisamente è un handicap a livello anche di preparazione di partite. Giochi la domenica comunque in Italia, nel campionato nazionale, contro delle squadre che hanno una settimana per prepararsi, mentre Bologna, Milano, comunque le squadre che fanno l'Eurolega devono preparare il mercoledì o il giovedì una partita contro una squadra che può essere qualsiasi d'Eurolega. E poi comunque devi dare un po' di riposo ai giocatori per poi preparare una partita la domenica e non è facile né per i giocatori né per lo staff che deve preparare tutte queste partite, quindi diciamo è un po' si sente. Assolutamente, quindi che cosa seguiresti delle partite di domenica? Che cosa ti piacerebbe vedere, insomma, come squadra, a parte Milano e Bologna, logicamente? Magari hai parlato di Venezia, di Tortona, anche con una squadra molto ben preparata da Ramondino, che è stato l'allenatore del momento l'anno scorso, no? Sì, Tortona è una squadra comunque da seguire, comunque Ramondino li fa giocare bene, è un bravo allenatore. Venezia, come ho detto all'inizio, è una squadra fatta bene, è una squadra solida, un bravo allenatore, è una squadra indubbiamente anche domenica è una partita da seguire. Andiamo con la binazionale, Andrea, girone A, guardiamo cosa hanno combinato le squadre campane in un campionato che si preannuncia veramente molto molto interessante, anche con questi giocatori stranieri che hanno rinforzato ulteriormente i roster delle varie squadre. A te, Andrea. Paolo, facciamo con ordine e andiamo a vedere i risultati del quarto turno con Fiorenzuola che in casa batte Cassino 72-66, blitz esterno di Legnano che trova un po' di quadrature con Omigna 69-78, tra le mura amiche si impone la Virtus Reggi Salerno sul Brianza 79-63, così come Crema sulla Gemma Montecatini 68-64. In trasferta si impone Sant'Antimo sul campo della PL Livorno, mai facile in Toscana, 68-75, Desio in casa sulla NPC Rieti 73-69 e poi l'altra Livorno perde a Piombino 78-74, l'altra Montecatini si impone sulla Juve Caserta 88-80 e poi Piacenza batte la Delfes Avellino a domicilio 71-74. Poi la classifica si sta iniziando un po' a spezzettare, c'è un gruppetto a 6 punti in Grande testa con equilibrio, però c'è grande equilibrio, c'è grande grande equilibrio, c'è grande equilibrio e sentiamo anche un po' il parere di Coach Crosariolo su questi equilibri che si stanno venendo a formare. Qualche squadra No, inizia a pagare un po' sì, di infortuni, qualcuna inizia a cementare un gruppo. Come vedi questo inizio di stagione in Serie B? No, soprattutto volevo chiedergli anche queste due Montecatini, queste due Livorno, insomma, un campionato competitivo al massimo questo girone A. Io vedo tantissime buone squadre, ne parlavo prima in privato con Andrea, vedo almeno 7-8 squadre di grandissimo livello in questo girone. Andrea Crosariolo, il tuo giudizio? Sicuramente è un girone veramente difficile dove ci sono, come avete detto voi adesso, 6-7 squadre che sono veramente di altissimo livello, però anche le squadre che non sono considerate, diciamo, da inizio anno, quelle di primo livello, comunque sono squadre molto difficili che stanno dimostrando che
tutte le partite. Non c'è una vittoria facile per nessuna squadra, ha dimostrato Livorno, l'abbiamo dimostrato anche noi purtroppo, e quindi è un campionato davvero equilibrato per tutte le squadre del girone. Secondo te chi vedi un po' più su rispetto alle altre? C'è stata questa sorpresa del Brianza Basket che poi è stato battuto da Salerno ed era una squadra un po' rivelazione, però vedo le due Livorno, le due Montecatini, voi di Avellino, poi c'è qualche altra compagine di grande livello. Insomma, mi sembra un torneo, un girone veramente tosto, eh. Sì, penso che le due Livorno e comunque Montecatini, comunque c'è Legnano, quando tornerà Raivio sarà veramente difficile. E comunque Sant'Antimo, secondo me, è una signora squadra, hanno uno straniero davvero forte. Onestamente, in questo momento non sta andando bene, però anche Caserta, secondo me, è un'ottima squadra, no? Quindi è veramente un girone complicato e molto difficile. Parliamo di Avellino adesso. Come giudichi le prime quattro giornate della tua squadra? Logicamente focus anche sull'ultimo impegno perso in casa contro Piacenza. Avete fatto molto bene nell'infrasettimanale con l'Avellino, forse siete arrivati un po' stanchi mentalmente e fisicamente all'appuntamento con Piacenza. Ci spieghi che è successo? Ma è stato un inizio, diciamo, un po' altalenante. Comunque abbiamo perso con Livorno, diciamo, una partita molto difficile. Abbiamo battuto Firenzuola alla prima di campionato, dove Firenzuola comunque ha dimostrato anche loro di essere una squadra molto ostica, capace di vincere contro chiunque. E abbiamo battuto Sant'Antimo là, che secondo me è un campo difficilissimo. Hanno dimostrato anche la qualità di squadra che hanno. Comunque battendo Livorno, abbiamo perso contro Piacenza, una partita molto tosta, sicuro il fatto di aver giocato supplementare una partita così tosta a Sant'Antimo non ci ha aiutato, però non è assolutamente una scusa perché comunque non abbiamo espresso un buon basket, abbiamo sbagliato veramente molti tiri da aperti, costruiti bene. In questo momento ci manca qualcosa a livello di gioco, a livello di fiducia di qualche giocatore che speriamo di riuscire a ritrovare al più presto. Parliamo proprio di questa squadra, costruita direi un gran bene, con punte di diamante come Vessel, come lo stesso Bortolin, come Nikolic, poi tanti buoni giocatori di categoria. Roster importante, i vostri obiettivi stagionali e in che cosa può migliorare questa squadra dopo quattro giornate, secondo te? Gli obiettivi sono, come da inizio anno, quello di raggiungere playoff con una buona posizione, no? Diciamo di non arrivare a pelo ai playoff, ma di dimostrare la qualità che può avere questa squadra sulla carta e di riuscire a farla vedere nel campo, no? È una squadra, secondo me, che ha molto più, ha una potenzialità molto più alta di quella che stiamo dimostrando adesso. Ci vuole tanto lavoro perché comunque. Certi meccanismi che abbiamo con questo genere di squadra, di quintetto soprattutto, vanno un po' cambiati rispetto a un basket standard che c'è adesso, dove sono quasi tutti tiratori e anche un lungo che blocca rolla, mentre noi abbiamo due lunghi che giocano tutti e due sotto canestro. Quindi riuscire a creare degli spazi è anche un po' più difficile. Siamo riusciti molto bene a farlo. A Sant'Antimo siamo riusciti a farlo molto di meno. A Piacenza è un processo che comunque per una squadra nuova dove tutti i membri del quintetto prima di quest'anno non si erano mai incontrati, è difficile da fare, però dobbiamo farlo nel più breve tempo possibile. A te, Andrea. Beh, Paolo, diciamo che il gruppo di Avellino è nuovo, i giocatori anche cardine sul quale la squadra si basa sono nuovi, ma è nuovo anche tutto il contesto del campionato in generale. Coach, brevemente, perché poi ci dobbiamo soffermare sui prossimi impegni del prossimo weekend. Esatto. Anche sulle altre squadre campane. Questo campionato così nuovo, come vedi nella sua evoluzione? Cosa ti aspetti? Ma io, nel senso, come ho detto, mi aspetto un campionato, ma si vede già che è un campionato di un livello nettamente superiore a quello che era una B dell'anno scorso, no? È veramente una via di mezzo tra una A2. È una B che c'era l'anno scorso, ti permette di avere uno straniero, ti permette di avere un livello fisico molto più importante che l'anno scorso non c'è mai stato in nessuna partita, praticamente tranne forse le finali playoff.
Assolutamente, Andrea. Il giudizio sulle altre tre squadre campane. Ci hai parlato molto bene di Sant'Antimo, che ha questo Camperidis, questo lungo greco che veramente è di altra categoria, ma poi ha giocatori esperti come Cantone e poi altri buonissimi giocatori, Scali, Mennella, Colussa. Insomma, è un roster veramente importante quello Sant'Antimese. Salerno ha vinto due buonissime partite dopo un inizio difficile, una penalizzazione indubbiamente, probabilmente ingiusta. Caserta sta facendo un po' fatica, ma senza Asic, senza Pace e con qualche infortunio di troppo è difficile anche per i bianconeri, no? Sì, come detto, Sant'Antimo secondo me è un'ottima squadra. Salerno ha avuto questa difficoltà iniziando, sicuro non ha aiutato neanche il morale questi 3 punti di penalizzazione, quindi partire così non è mai facile, no? Però si vede che sono riusciti a recuperare, hanno degli elementi secondo me molto buoni, anche Kekovic è un giocatore che comunque a me particolarmente piace tanto, secondo me hanno una buona squadra. Riusciranno a fare bene. Caserta, secondo me, da come la vedevo io iniziando sulla carta, secondo me sono un'ottima squadra. Un'ottima nel senso da prime 6, 7, 8. Indubbiamente il fatto di non aver avuto Paci all'inizio e non averlo ancora disponibile cambia molto perché è un totem lì sotto che in Serie B comunque potrebbe spostare gli equilibri. Hanno giocatori comunque. Possono fare un gioco molto veloce, come un gioco molto lento. Hanno Moffa, Lucas, comunque tutti i giocatori in grado di fare tanto. In questo momento stanno avendo delle difficoltà, ma non ho dubbi che riusciranno a migliorare. Volevo chiederti l'entusiasmo di Avellino. Adesso anche una seconda squadra in B interregionale dimostra che la città vuol tornare, l'ambiente vuol tornare a grandi livelli. Secondo te, quanto tempo ci vorrà per rivedere Avellino nuovamente in campionati superiori e con ambizioni sicuramente ancora migliori delle attuali? Perché la vostra è un'ottima società. La Scandone Avellino alle spalle, insomma, tanto fermento ad Avellino. Avellino ha voglia di rivivere momenti importanti, no? Sì, Avellino ha voglia di vivere momenti importanti, speriamo di riuscire a far bene quest'anno, riuscire comunque che questa società che si sta impegnando così tanto riesca a ottenere un campionato di livello superiore. I tifosi in queste prime giornate sono venuti molto più numerosi rispetto all'anno scorso, quando sono stato io, e quindi questo fa ben sperare. Il fatto di avere due squadre può essere un aiuto, ma anche una cosa un po' negativa. Speriamo che questa, diciamo, battaglia tra due squadre aiuti un po' di più il tifo e aiuti di più la città, diciamo, in generale a voler far bene. Assolutamente, vediamo il prossimo turno con Andrea Esposito e poi appunto chiediamo della prossima partita non solo della sua squadra ma anche delle altre squadre campane. Mi pare ci sia un derby, Andrea, in questo quinto Sì, turno. Paolo, acceleriamo che il tempo stringe. Quinto turno che vede Cassino affrontare Montecatini, Caserta Omegna, Legnano Desio, Rieti Avellino, Sant'Antimo Salerno, il derby di cui parlavi, Montecatini Brianza, Fiorenzuola PL Livorno, l'Alta Livorno ospita Crema e poi Piacenza Piombino. Allora Andrea, prossimo impegno per la tua squadra, impegnativo come tutti, un derby ancora campano nel prossimo turno, quindi c'è ancora da divertirsi, no? No, sicuramente Rieti è una squadra che comunque è partita forte battendo Livorno, ha avuto un po' di difficoltà. Loro hanno dei giocatori che secondo me sono molto forti da campo in questo momento, giocando diciamo da prima punta rispetto a quello che faceva l'anno scorso, ha dimostrato di meritarsi questo ruolo perché sta facendo davvero molto bene. Hanno Markovic, che comunque è un giocatore con tanto talento, Cavallero, poi hanno Agostini, che in questo momento sta segnando molto, soprattutto da 3 punti, hanno Cassar sotto canestro, comunque sarà una partita molto difficile anche quella, soprattutto perché giochiamo a Rieti. E il derby come lo vedi? Sant'Antimo Salerno. Bella partita, no? Tosta per entrambe. Sì, è una partita molto tosta. Penso che Sant'Antimo abbia un vantaggio soprattutto a livello di chili sotto canestro, penso che riuscirà a spuntarla soprattutto grazie a questo. Bene, in bocca al lupo naturalmente anche a Caserta, che vogliamo che recuperi gli infortunati e ritrovi naturalmente anche linfa e nuovamente entusiasmo con le vittorie. Concludiamo questa puntata, ringraziamo Andrea Crosariolo, ricordo i nostri
nostre pagine Facebook, i nostri appuntamenti quotidiani, anche settimanali, sulla nostra pagina. Ricordo in redazione appunto Andrea Esposito, sempre molto pronto, e anche Luigi Cocco. Appuntamento la prossima settimana con la sesta puntata di Chiacchiere da Basket. Come sempre vi dico, ringraziando tutti, ringraziando Andrea Crasaiolo, ringraziando anche Pino Sacripanti e anche appunto in redazione, ancora una volta Andrea Esposito e Luigi Cocco. Buon basket a tutti e alla prossima. Ciao, buona serata.